ti sposi per la reversibilità? Punto di domanda è il tema che tratto in questo video di oggi. Buongiorno o buonasera a voi, utenti di YouTube. Guardate che fascino che ha la natura che mi circonda. Io mi ricreo sempre di più quando sto a contatto con la natura che amo, che adoro, che ritengo benigna sempre e comunque. Allora, l'argomento di oggi è un argomento che trovo estremamente utile ed essenziale per capire fino a che punto può arrivare la bassezza e al tempo stesso furbizia umana. Allora, una persona, un uomo, una donna si può eventualmente sposare, giusto? Sì. Cioè, praticamente una persona può decidere, no? Voglio sposarmi oppure no. Io non voglio sposarmi, per l'amor di Dio, voglio morire celibe. Non voglio avere rompiture di scatole, rompicoglioni vicino. Bene. E sapendo questo, io so per certo che quando un giorno non ci sarò più, quindi quando un giorno morirò, diciamo così che non prenderò nulla. Perché in pratica, non avendo una compagna, non avendo una moglie, quindi non è che potrò, diciamo così, contare, no? Su la morte di una mia eventuale moglie per prendere la sua reversibilità. Eppure oggi come oggi, molte persone, in nome di questo pseudo sentimento che per me non esiste, chiamato amore, pseudo sentimento, ficcatevelo bene in testa. Vanno a mettersi e a creare un matrimonio. Bene. Cioè, comunque il matrimonio viene ad essere sancito, quindi stabilito per prendere, per prendersi la cosiddetta reversibilità. Quindi, in nome, ripeto, di questo sentimento, ma io provo amore. Sapete quante volte ho sentito, no? Dai ben pensanti una frase del genere, no? Ma io provo amore, provo il sentimento chiamato amore. No, tu non stai provando il sentimento chiamato amore. Tu stai provando, se sei un uomo etero, la voglia di fottere, la voglia di patata, quella a cui tu vuoi arrivare, va bene? Se sei una donna etero e dici provo il sentimento chiamato amore, bene, no, no, assolutamente no. Tu provi il sentimento chiamato amore per i soldi o amore per il bello, per quello che è bello, secondo la mia opinione, sia ben chiaro. Cioè, questa è la mia opinione, eh. Poi può darsi pure che sbaglio, sia chiaro, che ragazzi. Ora, io, senza saper né leggere né scrivere, concentro questi miei concetti e concentro questi miei pareri deliberandoli in maniera pulita. Cioè, cosa significa? Che mi rendo portavoce di questa situazione, ben sapendo che forse sbaglio, ma a me non interessa, perché come dico sempre nei miei video, a me interessa esprimere i miei concetti. Ok, allora, cosa succede nel matrimonio? Quando un coniuge o una coniuge muore, perché come giusto che sia, siamo tutti destinati alla morte, no? Io sono destinato alla morte, tu sei destinato alla morte, che può essere un ragazzo, una ragazza, una donna o un uomo. Bene, magari sei sposato, sei sposata, bene. Alla tua morte, se sei ancora sposato o sposata, il tuo coniuge o la tua coniuge si prenderà i tuoi soldi, va bene? Come si prenderà i miei soldi? Come, in che senso, caro conoscitore? Sì, perché una volta che tu crepi e sei sposato o sposata con quella persona, lui o lei si prenderà la tua cosiddetta reversibilità. Cioè, in pratica, che sarebbe? Sarebbe lo stipendio, o meglio, la situazione economica mensile di quella persona che purtroppo ha perso la vita, ok?
Quindi praticamente significa che spetta per legge, se non c'è stato il divorzio, perché il divorzio va a dividere, va a, diciamo così, tranciare, a chiudere il rapporto d'amore, okay? Cioè il matrimonio. Quindi ecco perché si fa il matrimonio spesso e volentieri oggi come oggi, per prendere la reversibilità, cioè praticamente per un mero attaccamento economico. Oh, io mi sposo così più a reversibilità. Oh. Sapete quante volte a Roma, no, ho sentito frasi di questo tipo, no? Dice, ma perché le dici, no? Ma sono sincero. Una volta uno mi ha detto, oh, Maria, ma io sono sincero. Cioè, perché mi devo sposare? A me mi piace quella persona, però sai che c'è? Mi posso pigliare reversibilità, quindi ci sto, capito? Una volta che crepa, che me frega, Maria? Mi piace reversibilità, mi pio sti cazzi, no? Che dici? E io ho detto, beh, contento tu, contenta tu, contenti tutti, no? Cioè, il fatto è questo, che ognuno è libero di fare ciò che vuole, per l'amor di Dio, no? Però a volte ricevere una risposta come questa, no? Una risposta, azzardo a dire, piuttosto spudorata, sapete che a me non è che fa piacere riceverla. Io pensavo che una persona stesse attenta, no? Invece no, raga, questo mi ha detto proprio così, mi ha detto, no, ma io... Allora, ma io guarda che, te lo dico sinceramente, ma io questa cosa la faccio perché appunto ci tengo, no? Comunque ci tengo perché comunque più i soldi più, una volta che crepa, sti cazzi. Ho detto, beh, oh, che te posso dire, amico mio? Pensa quello che ti pare, ma sì, tanto è così che vanno le cose, ma che te lo dico io? Ma che te lo devo insegnare io, Leo? Io a un certo punto ovviamente mi sono messo a ridere, no? Ma ridere in maniera triste, perché in realtà non era una risata allegra, era una risata malinconica, triste, brutta, negativa, ostica, no? Non è stata la mia una risata allegra, briosa e ricca di felicità. È stata una risata triste, privata di gioia. Perché sono rimasto spiazzato, ok? Insomma, per farvela breve, questa è la situazione di oggi. Io, raga, io penso di avervi detto ogni cosa. Io vi lascio riflettere. Vi lascio riflettere e vi lascio con un quesito. Voi vi mettereste quindi con una persona facendo il matrimonio, quindi perché pensate alla reversibilità con quella persona? Ecco, la mia è una domanda. Mi auguro che arriverà una risposta, mi auguro che arriverà un consulto o positivo o affermativo. Vi chiedo di essere sinceri. Cioè, la domanda è questa: tu ti sposi, caro ragazzo, cara ragazza, per ricevere per l'appunto la reversibilità, oppure perché ti interessa quella persona? O meglio, perché pensi di provare questo pseudo amore, questo sentimento chiamato amore che in realtà per me non esiste? Ecco, a te lascio ogni risposta. Da Leandro è tutto, iscrivetevi, iscriviti al canale, commenta e fai circolare questo video mettendolo su Facebook, su Twitter e in tutti i social network possibili e immaginabili. Guardate che cosa, che panorama oggi, ragazzi, guardate che panorama. Quanto bel verde. Ecco, io vorrei finire qui dentro, quando non ci sarò più, dentro al verde. Io buttavo nel verde, ragazzi, bellissima, la cosa più bella del mondo. Che da me crescerà una pianta, questo è quello che sogno. Non so se questo sogno si avvererà, perché non ci sarò più quando non ci sarò più. Non saprò qual è il mio avvenire, no? È bello sognare, immaginare. Da Leandro è tutto, un saluto, ragazzi.